Scarpette da ballerina, un paio di cuffie per la musica e dei fogli scritti in cinese a rappresentare le grandi passioni di Federica hanno accompagnato ieri sera la presentazione al Palladian Flex di Atena Lucana dell'Associazione 21 Passi, nata in ricordo di Federica Tropiano, la giovane ballerina di Teggiano che lo scorso anno ha perso la vita in seguito ad un drammatico incidente domestico. La serata, intensa e ricca di emozioni, è stata certamente l'occasione per ricordare Federica, ma anche un momento per illustrare le prime attività dell'associazione e per celebrare la vita insieme alle tantissime persone che con la loro presenza hanno voluto dimostrare vicinanza e sostegno all'iniziativa. Ad abbellire le pareti del Palladian Flex c'erano striscioni riportanti messaggi d'amore per Federica, tra i posti riservati al pubblico tantissime le istituzioni presenti, tra cui i sindaci di Atena Lucana e di Teggiano e il vescovo padre Antonio De Luca, ma anche moltissimi giovani che hanno condiviso una parte della loro vita con la giovane ballerina strappata troppo presto alla vita. Sul palco alcuni amici di Federica, il fidanzato e i genitori che l'hanno ricordata attraverso storie e aneddoti, ma anche celebrandone la bella persona che era. La mamma ha ricordato quanto Federica fosse affettuosa, forte, bella, determinata, elegante, piena di gioia, sempre sorridente e quanto amasse la danza e i suoi amici. La sorella Ilaria, presidente dell'Associazione 21 Passi, ha invece spiegato quali sono le iniziative programmate per i prossimi mesi dalla neonata associazione, suddivise in tre filoni dedicati alla salute, all'amicizia e al talento. Sentire che una parte della propria vita non c'è più ti spinge a condividere con tutti un qualcosa di bello che Fede avrebbe voluto sicuramente condividere, quindi. E l'associazione è un'associazione di volontariato di stampo culturale, quindi tutto ciò che organizzeremo andrà dalla categoria salute fino ad arrivare alla categoria amicizia e i suoi sogni, quindi i passi che noi compiremo e che saranno destinati a tutti quanti voi, a chiunque voglia partecipare in modo attivo e anche semplicemente come spettatore. Il nome 21 Passi si rifà propriamente ai suoi passi di danza che erano meravigliosi. A parole è anche inutile spiegarlo, perché assistere a un suo saggio di danza era emozionante per me, per mia madre, per mio padre e per chiunque la conoscesse. E l'anno scorso abbiamo promosso una raccolta di beneficenza i cui fondi saranno destinati all'assegnazione di una borsa di studio che andrà assegnata a un ragazzo talentuoso. Quindi voglio sottolineare, ci tengo a sottolineare, che sarà premiato il merito. E ovviamente da parte mia e da parte di tutti i membri della nostra associazione, anche di chi non è ancora entrato ma che comunque ci circonda e ci vuole bene, ci teniamo a ringraziare tantissimo, un grazie veramente che parte dal cuore a tutti coloro che innanzitutto hanno donato, poi non per in minore importanza ovviamente, ma anche a chi ci è stato vicino in questo periodo, a chi continua anche ora a supportarci, appunto a non farci sentire soli. Perdere una figlia è innaturale, è contro natura, però quello che mi sento dire a tutti i papà e le mamme che come me vivono questa tragedia, la natura ci ha donato dei figli e i figli non sono nostri, sono della natura. L'unica cosa che posso dire è che sono diventato un papà di un angelo del paradiso, quindi la natura mi ha dato i figli e il Signore mi ha dato un angelo.